Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Pace e bene, carissimi amici, ci ritroviamo anche questa settimana per il consueto appuntamento con la Parola di Dio in preparazione alla celebrazione domenicale. Siamo giunti alla sesta domenica del tempo per annum e ascolteremo nel brano del Vangelo il racconto di un altro miracolo compiuto da Gesù, la guarigione di un lebbroso. A farci comprendere l'importanza di questo brano è proprio la prima lettura tratta dal libro del Levitico, un breve passaggio da cui si evince una procedura di comportamento, una mentalità per cui un uomo a cui era diagnosticata la lebbra e questa diagnosi era affidata al sacerdote, veniva considerato impuro. Il lebbroso, cito testualmente il brano del Levitico, colpito da piaghe, porterà vesti strappate e il capo coperto, velato fino al labbro superiore. Andrà gridando: «Impuro, impuro!» Sarà impuro finché durerà in lui il male. E impuro se ne andrà, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Bene, Gesù guarisce proprio un lebbroso, uno di quelli cioè messo ai margini della società, considerato cosa impura a causa del suo male. Gesù dunque dona la salvezza a chiunque si apre ad essa, a chiunque si apra all'incontro con Lui. Questa è davvero una novità. Ascolteremo infatti nel Vangelo il grido di supplica del lebbroso verso Gesù: «Se vuoi, puoi purificarmi». Gesù allora ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. Gesù, carissimi amici, è il Salvatore e la sua salvezza non riguarda solamente le nostre malattie fisiche, anzi, lo dicevamo anche l'altra volta, riguarda soprattutto la nostra vita interiore, o ancora meglio la totalità della persona umana. Gesù è colui che può guarirci, può purificarci dalle tante forme di lebbra che affliggono la nostra vita spirituale. Potremmo fare davvero un elenco di malattie che oggi ci affliggono e che molto spesso compromettono anche l'armonia sociale, oltre che un corretto cammino di fede. Forse se ci fermassimo un attimo e ci ponessimo con verità di fronte alla parola di Dio, comprenderemmo il bisogno di aprirci a Lui, all'incontro salvifico con la sua persona. Non so quante volte abbiamo anche noi avuto il coraggio di riconoscere veramente il nostro limite, la nostra fragilità, la nostra cecità, le pustole della nostra lebbra, e supplicare con fede, come il lebbroso del Vangelo: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». Lo sappiamo bene che il Signore può farlo, ma abbiamo bisogno della fede in Lui. A questa esperienza dobbiamo puntare, carissimi amici, per sentirci guariti e capaci di testimoniare ai fratelli le meraviglie che il Signore ha compiuto
e compie in forza del suo amore per il bene e la salvezza di ogni uomo. Pace e bene e buona domenica a tutti.